Nadia, qual è stato il percorso formativo e professionale che ti ha portato a occuparti di temi di sostenibilità in azienda? Io nasco come architetto e poi faccio un dottorato in ambito scientifico e il sogno di occuparmi di sostenibilità era un po' inaspettato perché la sostenibilità non era materia d'esame ai miei tempi, però la passione e la cogliere anche le opportunità che si presentano che hanno poi portato attenzioni sia sugli aspetti ambientali più che storicamente consolidati, ma anche alla necessità di guardare alla comunità, al valore sociale creato, all'inclusività, all'equità. Come architetto lavoro per uno sviluppatore e creare comunità inclusive è importantissimo e questo è un sogno che si avvera.